devo dire che i punti di vista, cioè i punti di vista possibili su questo tema sono tanti. E infatti l'introduzione mi si è gonfiata nelle mani, perché man mano che andavo avanti mi venivano in mente delle nuove suggestioni, dei nuovi paesaggi da esplorare dal punto di vista dell'analisi sociopolitica, socioeconomica. Indubbiamente un punto di partenza è quello della distinzione tra classe dominante e classe dirigente, che non è senza significato. La classe, il concetto di classe dirigente è un concetto esigente, cioè implica che la classe superiore alla quale ci riferiamo, cioè la classe che guida, sia una classe consapevole delle sue responsabilità storiche, sia una classe che ha un disegno e che ha un'identità che si connette con questo disegno, che non è quello della conservazione del potere. Per questo è interessante quello che lui osserva. Era una cosa che mi aveva già colpito, io avevo fatto la tesi di laurea sulla mafia e allora mi aveva colpito già un passaggio di Gramsci, quando diceva, perché io mi confrontavo con tutta la letteratura meridionalistica un po' vittimista che diceva perché il sud è stato sfruttato, e poi avevo incominciato a trovare in Salvemini invece il riferimento alle responsabilità di classi dirigenti meridionali, e Gramsci a un certo punto dice nello Stato hanno pesato due regioni soprattutto, nella storia dello Stato fino a questo momento naturalmente, quindi diciamo fino a dopo la prima guerra mondiale, sono il Piemonte e la Sicilia. Se uno ci pensa, il Piemonte è il paese che concepisce l'Italia, la dinastia di Savoia, Cavour soprattutto, per il quale lui ha una grande ammirazione. Cavour ammira molto più Cavour di Mazzini, Gramsci. Quella è la classe dirigente, è una classe di capitalisti agrari, cioè di coloro che fanno investimenti nell'agricoltura, che acquistano forza lavoro salariata, che non campano con i subaffitti e i subsubaffitti di terreni ai contadini per sfruttarli fino all'osso, e contemporaneamente concepiscono lo Stato. Guidano l'economia e fanno diplomazia internazionale. Quel Piemonte ha pesato tanto sulla storia dello Stato, ma pesa esattamente quanto la Sicilia, che però si atteggia a regione sfruttata, vessata dal colonialismo del nord. E fa i nomi d'altra parte, perché possiamo prendere Crispi, quello che pesa Crispi, quello che pesa di Rudinì, quello che pesa Vittorio Emanuele Orlando, quello che pesano i proprietari terrieri. Noi sappiamo che il passaggio, cioè l'andata al potere della quella che noi chiamiamo la sinistra storica dei De Pretis, è il frutto di una scelta compiuta in Parlamento dagli agrari siciliani, che vogliono punire la destra storica per avere pensato di applicare il principio di uguaglianza delle leggi su tutto il territorio nazionale. E fanno capire in questo modo che l'unificazione non ci potrà essere, perché chi cercherà di realizzare davvero il disegno liberale nel paese dovrà fare i conti con delle classi che hanno i loro rappresentanti in Parlamento e che possono rovesciare le maggioranze. Questa intuizione di Gramsci è importante, perché vuol dire che lo Stato non è, e lo Stato è, nello Stato pesano quelli che lo hanno voluto e quelli che non lo volevano, i Cavour e i Gattopardi. E questo è il peccato originale dello Stato unitario, che si completa con il fatto che lo Stato viene penetrato nelle sue strutture, nelle sue prefetture, nelle sue magistrature, nelle sue burocrazie, esattamente da coloro che sono figli dei Gattopardi, perché la borghesia del nord pensa agli affari. È una riflessione importante questa. Naturalmente abbiamo delle contraddizioni anche dentro, soprattutto negli ultimi decenni, come sappiamo, perché ci sono uomini dello Stato che hanno rotto con questa cultura, ma che hanno rappresentato anche delle minoranze, e esattamente perché rappresentavano delle minoranze sono stati colpiti. C'è un'altra osservazione,
che all'epoca non avevo colto. Mentre questa della Sicilia e del Piemonte l'avevo colta, quest'altra non mi aveva stimolato così. Perché noi pensiamo, lui dice, il nord e il sud, la città e la campagna. Il rapporto tra il nord e il sud è come il rapporto tra città e campagna. Il sud è la campagna, una grande disgregazione sociale. Questo aiuta a rispondere alla domanda del perché, quella fatta prima da Alessandra Coppola, perché nel movimento di Libera c'è una partecipazione più alta nel centro-nord. Perché riandiamo al concetto di disgregazione sociale, cioè la tenuta dei movimenti strutturati è qualcosa che appartiene più all'esperienza del centro-nord. Lui spiega, nel sud ci possono essere grandi movimenti ciclici, ci sono i moti dei risorgimentali del 20 e del 21, ci sono i moti del 48, ci sono i fasci siciliani, possiamo dire c'è la grande rivolta morale dopo le stragi del 92-93, ma non c'è l'abitudine, non c'è l'attitudine a strutturare la vita civile intorno a dei grandi centri di aggregazione. È una cosa importante questa che dice, soprattutto quando pone questa distanza tra la città e la campagna, che è anche grande disgregazione sociale, fa questa osservazione. In realtà quello che appare normale, perché il suo modello è la rivoluzione francese, la classe dirigente per lui sono i giacobini, che hanno cercato di costruire un rapporto tra Parigi e il retroterra rurale. Questa egemonia della città sulla campagna in Italia non c'è stata. Nel sud non c'è stata, perché le città del sud non sono città industriali, e fa riferimento a Napoli, fa riferimento a Palermo. È la campagna nel sud che prevale sulla città, è un'unica campagna. E uno incomincia a riflettere su quello che è accaduto recentemente, dice, ma in effetti se uno ci pensa, il vero potere nel sud dov'è stato? Provoco ovviamente, Corleone e non Palermo, Casal di Principe e non Napoli, Platì e non Reggio Calabria, Mesagne e non Bari. Questo rapporto, la forza dell'urbanesimo in Italia non si è sviluppata. E poi sostiene, ma anche le città del nord non sono state capaci di realizzare l'egemonia dell'urbanesimo, perché il loro compito sarebbe stato quello di trascinare il sud e le città del sud in una egemonia della città nei confronti della campagna, ma le città del nord non hanno saputo realizzare questa loro funzione di traino e di avanguardia. Per questo poi punta sugli operai dei consigli dell'Ordine Nuovo di Torino e su quella grande esperienza. E anche lì ci si pensa, perché questa funzione dell'urbanesimo c'è ed è possibile finché il nord ha un'economia che sia fondamentalmente diversa da quella del sud. Ma se l'economia del nord progressivamente si asciuga e diventa e trova il suo centro esattamente come nel sud, nel blocco immobiliare delle opere pubbliche, laddove una volta c'era l'automobile, la siderurgia, la chimica, la farmaceutica, l'elettronica, eccetera eccetera, si asciuga anche la potenziale capacità egemonica dell'urbanesimo. E quindi anche nel nord c'è la vittoria della campagna, la brianza di Berlusconi, le valli della Lega. Due corpi così sembrano così antitetici come i gruppi che arrivano da Platì o da Corleone, eccetera, e la Lega e Berlusconi si incontrano nel nome della società extrametropolitana o anticosmopolita. Sembrano diversi, ma si fiutano e trovano una loro identità. È l'identità della vecchia campagna, è l'identità antistatalista. E che cosa, chi vince in questa unione delle campagne?
la Campania che ha l'identità più forte, quella del sud, per cui al nord, alla Campania del nord, il monopolio degli editti contro i clandestini, alla Campania del sud la costruzione delle nuove relazioni economico-sociali. Questa è la questione meridionale e questo Gramsci aiuta a capire. Naturalmente è qualcosa che è in divenire, è in progressione e non è dato per sempre, sono processi, termine caro a Gramsci, sono processi, ma questi processi vanno compresi alla luce di categorie, ripeto, che alcune mi erano molto chiare già nei miei 20 anni e che invece mi sono diventate chiare dopo i 60, perché la storia stessa ne illumina la capacità interpretativa. Non so se